Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare con lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro, presso i piedi di lui. Piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi è e di quale genere la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Egli disse: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi e con le lacrime li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con l'olio il mio capo. Lei invece mi ha corpasso i piedi di profumo. Per questo ti dico, sono perdonati i suoi peccati, perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Ben ritrovati lettori di Stato Quotidiano in questa undicesima domenica del tempo ordinario. Siamo all'interno sempre del Vangelo di Luca. Il brano che abbiamo ascoltato ripercorre ancora una volta, come quello di domenica scorsa, un po' come tutto il Vangelo di Luca, questo tema centrale di un Dio che è misericordioso con l'uomo e con il peccato dell'uomo. Potremmo dire che dietro questo brano, dietro la struttura di questo brano, così come sono collocati i personaggi che adesso vedremo, di fondo si può leggere la stessa situazione più o meno del brano del figlio il prodigo, in cui c'è un uomo peccatore, il figlio, c'è un altro uomo che il figlio maggiore si reputa giusto, c'è un padre che deve giudicare e deve operare nei confronti di questi due figli. La stessa situazione si presenta qui. Si apre, vediamo, con una scena molto molto imbarazzante. Se la passassimo i giorni di oggi capiremmo molto bene l'imbarazzo. Gesù viene invitato a pranzo, a tavola, da questo gruppo di farisei. Erano delle persone per bene, erano un gruppo ebraico facente parte delle classi sacerdotali ebraiche, persone per bene, tenute in vista, rispettate, perché erano ritenuti coloro che sapevano la legge, coloro che la rispettavano, dei perbenisti potremmo dire. Noi oggi, anche una classe, se vogliamo dire, con un certo potere politico, invita a pranzo Gesù perché era comodo invitare a pranzo Gesù. Alla fine la gente lo seguiva, la gente lo amava, e quindi tenersi buono Gesù come amico era tenersi anche il consenso della gente. Gesù va a tavola, le porte vengono lasciate aperte, come era usanza di questi banchetti ebrei, perché non per accoglienza, ma le porte venivano lasciate aperte perché chi passava doveva capire chi c'era come ospite e cosa si mangiava. Era una sorta di vanto, una sorta di mettersi in mostra. Entra questa donna che è la prostituta del paese e arriva davanti a Gesù e si china davanti ai piedi di Gesù, comincia a baciare i piedi di Gesù, riempirli di olio, li asciuga con i suoi capelli. E la scena diventa imbarazzante perché questi farisei cominciano a chiedersi come si permette questa donna di entrare, perché ha questa relazione così intima con Gesù. Dovremmo avercela più noi che conosciamo la legge, siamo fedeli di Dio. Vediamo che i gesti che usa questa prostituta sono veri e propri gesti di seduzione, di amore. Si scioglie i capelli, si china davanti a Gesù, gli bacia i piedi, avvolge i piedi di Gesù con i suoi capelli. Viene ricreato quasi un ambiente, una gestualità proprio di amore, di seduzione, di intimità tra Gesù e questa donna. Un'intimità che non la porta certamente come i suoi clienti a usarla, ma la porta a salvarla. Allora Gesù interviene davanti a questi farisei perbenisti e dice che così chiaramente non va, che non si può giudicare
così facilmente come avviene nella parabola del figlio prodigo. E gli fa questo esempio di questa parabola in cui dice chiaramente, l'abbiamo letta, che alla fine chi più ha debito, a chi viene condonato più debito è colui che ha più amore. Ecco, è proprio lì il centro di tutto. Questa prostituta sa di avere peccato molto e sa che proprio per questo Dio la sta perdonando e lei deve ricambiare con più amore. Allora questa prostituta non interessa niente, lei non si interessa degli schemi, delle tradizioni, di un Gesù che è a tavola con i farisei, che non può entrare nella casa di un fariseo perché è un uomo rispettabile. Lei deve andare da Gesù, rompe ogni barriera, ogni schema, lei deve abbracciare Gesù, lei deve ringraziare Gesù perché la sta amando oltre il suo peccato. Gesù insegna agli uomini ad amare bene. Questa prostituta ha amato, in un certo senso ha amato, ma ha amato male, e il suo amore è diventato qualcosa di oggetto, è diventato un oggetto. E vediamo come anche noi oggi, se la caliamo nell'attualità di oggi, anche noi ci prostituiamo a tante cose. Quante volte usiamo il nostro amore per farlo diventare un oggetto, per avere qualcosa, metterci quasi, ci svendiamo per avere qualcosa, svendiamo la nostra dignità, svendiamo la nostra cultura, svendiamo la nostra preparazione professionale per avere qualcosa in cambio. È un prostituto, è un amare male. E anche oggi Gesù ci dice che viene per incontrarci e vuole insegnarci un amore nuovo, un amore vero. Mi viene sullo sfondo di questo brano, mi viene in mente la canzone di De André di Bocca di Rosa, in cui l'autore dice che alla fine lei amava a suo modo, non si definiva una prostituta, amava a suo modo. Questa donna forse del brano del Vangelo aveva alle spalle una storia particolare che nessuno di noi sa e non può giudicare. Il ruolo di Gesù è proprio questo. Gesù cerca di comprendere l'altro, perché l'altro sta peccando, perché è in questa fragilità, come ci è arrivato. E lui non conta poi tanto il gesto che hai fatto, lui conta ricostruire la storia con lui. Gesù vuole ricostruire il passato, il presente e il futuro di questa donna. E proprio in quel gesto di amore, di intimità, di questo avvolgere i piedi di Gesù con i capelli, ritrova tutto. Davanti a Gesù possiamo portare tutta la nostra fragilità, il nostro peccato, la nostra povertà e far ricucire il nostro passato. Non temiamo di portare a Lui nulla di brutto che c'è in noi, perché Egli può ricucire, può rilanciare la nostra vita. Non svendiamoci a prostituirci a qualcosa che non ci dà quell'amore stesso che può darci Dio. E concludo con una frase di Papa Francesco: Dio perdona sempre, Dio è sempre misericordioso, siamo noi che a volte ci stanchiamo di chiedere a Lui il suo amore e la sua misericordia. Buona domenica.